Andiamo a sentire ora il commento dell'assessore all'economia lombardo Massimo Garavaglia. Assessore Garavaglia, quando le opere, le grandi opere, qua in Lombardia si iniziano a muovere, la fanno sorridere. Ma direi di sì. Del resto questo è l'ultimo pezzettino di un'opera importante. La TAV Milano-Torino nasce negli anni 90, poi alla fine tutto il progetto viene chiuso nel 2000-2001 e da lì oggettivamente, caso abbastanza unico in Italia, è stata fatta nei tempi, anzi prima dei tempi, e quindi è stata una delle poche opere che ha funzionato bene. Questo è l'ultimo pezzo, una variante importante a Bernate che riguarda sul Ticino, che riguarda appunto questo ultimo pezzo, poi l'adeguamento verso Milano con l'allargamento della quarta corsia. Insomma, è il corollario di un'opera che però è stata fatta nei tempi e nei termini giusti. Non è un caso che infrastrutture ed economia vadano a braccetto, forse questa è la maniera per far ripartire l'economia del Nord? Ma certo, gli investimenti servono per far lavorare la gente, ma non per niente. Qui parliamo di strutture importanti che servono milioni di persone. Sulla Milano-Torino passano milioni di persone che lavorano, quindi più questa infrastruttura importantissima è adeguata e meglio è per tutti. Noi abbiamo le aziende più efficienti al mondo fino al cancello, poi da lì in poi ci sono i problemi del traffico. Con la giunta Maroni è stata data una svolta notevole, sono ripartite tutte le infrastrutture che riguardano appunto il polo attorno a Milano e questo è quello che serve all'economia, non solo appunto per i cantieri ma per i servizi che questi cantieri danno. Intanto ci continuano le polemiche per l'aumento di un punto dell'IVA, ritardato, si cercano i fondi per non farlo partire. Ma direi che la situazione è alquanto imbarazzante. Ne abbiamo sentite di tutti i colori, la peggiore era quella di alzare l'acconto, quindi di alzare l'acconto. Già un acconto che è al 100% e supera il 100% fa purtroppo sorridere amaramente, per cui ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori. Speriamo che si trovi una soluzione, ma che sia una soluzione vera e non pasticciata. Diciamo che finora il governo ha parlato molto, ma ha agito poco sotto questo aspetto. L'IMU è stata spostata, ma tanto si sa che va pagata. L'IVA viene spostata e non si sa con che soldi si tapperà il buco. Buco che si amplia sempre di più perché purtroppo le entrate sono in calo drammatico in conseguenza della crisi. Quindi da questo governo ci aspettiamo più che parole, forse un'operazione di verità, capire davvero com'è la situazione.